questo mese siamo in Irlanda, abbiamo un tradizionale che si chiama The Rights of Man ed è un brano che ho imparato qualche anno fa dal mio amico Mark Cosgrove. È un brano veramente bello e ho pensato così di dedicare questo brano allo studio della terzina. Ok, la terzina si tratta, adesso ve lo faccio sentire, si tratta di suonare tre note nello spazio di due. E quindi se questo è l'andamento, 1, 2, 3, 4, ecco che la terzina occupa si suonano tre note, quindi questo è il senso ritmico appunto della terzina. E si possono suonare terzine utilizzando le legature, questo ne facilita l'esecuzione. Però adesso magari analizziamo il brano pezzo per pezzo così vediamo insomma come affrontarlo insieme. Allora partiamo con uno slide col dito anulare. Dimenticavo di dirvi qua siamo in tonalità di Mi minore, stiamo usando la scala di Mi minore naturale, quindi l'equivalente della scala di Sol, e quindi è una tonalità molto familiare. Spero per voi e anche facile da eseguire. Allora riparto. Qui all'inizio direi che andiamo via lisci. Attenzione a sostituire questo re che prima era suonato con il dito medio con il dito anulare. Qui c'è un piccolo pull off, poi si riparte. Martellato e si torna in Mi minore. Poi ecco qui allora le terzine, dicevo, come variazione di questo tema che vede Si, La, Sol. Posso di fare un semplice Si, La, Sol, facciamo Si con questo abbellimento, il La con questo abbellimento, il Sol. E quindi il risultato è. Queste sono tre terzine, dove la mano destra suona semplicemente una pennata in giù e la fatica, diciamo, è tutta della mano sinistra. E anche qui poi abbiamo un'altra terzina, fatta dalla mano sinistra, appunto, con martellato e uno strappato. Qui abbiamo ancora tre terzine consecutive dove anziché avere uno strappato, un martellato e uno strappato, invece c'è un martellato seguito da una pennata in su. E quindi la prima nota viene suonata della terzina, la seconda nota della terzina viene martellata e la terza nota suonata in su. Questo lo facciamo per tre volte consecutive e quindi abbiamo questo risultato. È una cosa abbastanza semplice, bisogna solo sincronizzare bene le due mani. Ancora una terzina è uguale a quella che avevamo visto prima. Ecco, poi per quanto riguarda la parte B del brano, qui abbiamo ancora delle terzine che utilizzano la stessa tecnica che abbiamo appena visto, quindi prima nota suonata con una pennata in giù, uno strappato anziché un martellato e poi una pennata in su a ribattere il Mi a vuoto. Ecco, questa è una tecnica usatissima anche nella chitarra elettrica è molto d'effetto e è piuttosto semplice da realizzare. Ennesima terzina, questa volta fatta di sole note strappate. Ecco, questa è un po' difficile dal punto di vista ritmico perché le due dita devono strappare a tempo. E invece è facile a volte fare che un dito strappa più veloce dell'altro, per cui la terzina non è uniforme, quindi fate attenzione in questo punto. Poi abbiamo un bel re. Qui attenzione alle pennate, giù, su. Qui andiamo invece a fare quasi degli accordi, ma
molto molto facile, e poi si conclude con ancora una terzina e un gruppetto di quattro note, che è simile, molto molto simile alla terzina, ma leggermente diverso. Ve lo faccio sentire più veloce per capire la differenza tra le due cose. Ecco, quindi la prima terzina è, e invece il gruppetto è. Ok, un piccolo dettaglio, ma è nei dettagli che sta la bellezza anche di suonare la chitarra. Ok, allora non mi resta che salutarvi e ci rivediamo fra 2 mesi sempre sulle pagine di chitarre e con la mia rubrica Flat Picking e dintorni. Ciao!